Se dico che Taranto è ridotta a città del terzo mondo, è diventata una città del terzo mondo, e ciò per come viene amministrata da Melucci e compagni, ivi comprese le società partecipate, Chima Ambiente Amio nella fattispecie, beh, io penso che sto dicendo soltanto la verità. E mi trovo in piazza Garibaldi, guardate un po'. Ecco, nel pieno centro umbertino, a davvero pochissimi metri di distanza dal ponte girevole, ecco una discarica. Ecco, mi dice una persona: hai visto come siamo rovinati? Ha ragione. Una discarica a cielo aperto, e non è certamente colpa dei cittadini, chiariamolo, perché vedete i cassonetti sono traboccanti, sono completamente esauriti, sono appunto troppo piccoli per contenere i rifiuti, motivo per il quale le persone, le attività commerciali si vedono costrette a conferire i rifiuti al di fuori. Non è un gesto di inciviltà, ma è un gesto di necessità, perché io i rifiuti, scusate, dove me li devo portare? Me li riporto a casa? Un ristorante cosa fa? Si prende la roba e se la riporta nel locale? Guardate un po', ditemi un po' voi di grazia se questa non è una città del terzo mondo. I cassonetti li faccio rivedere, traboccanti, cassonetto traboccante, i rifiuti ovviamente al di fuori, e tutto intorno una montagna. Questo neanche in Africa, nei paesi sottosviluppati, si assiste a delle scene del genere. Un'amministrazione assolutamente incapace, che farebbe bene, per amor di patria e per amore nei confronti della città, a sparire da Taranto. Rinaldo Melucci politicamente dovrebbe sparire da Taranto, perché questo è il porcile in cui si viene a trovare Taranto. Cioè, ditemi voi, io non ho più parole, non so cosa pensare, cosa dire, non si trovano neanche i rimedi per fare fronte a situazioni. Guardate qui, stasera proprio abbiamo raggiunto il culmine, il top, è qualcosa di immondo, un turista se ne scappa da Taranto e se ci capita non ci tornerà più e sparlerà di Taranto, perché dirà: Taranto è ridotta a un porcile, questo è un porcile, questa è una città del terzo mondo, Rinaldo Melucci, tu sei il sindaco di una città del terzo mondo, questa è la verità. Guardate qui, guardate, è bello che mi sento dire che Chima Ambiente Amio garantisce a Taranto il decoro. Sentivo un'intervista di Melucci insieme a Mancarelli, il quale parlava addirittura di che cosa? Di una Taranto rinata, parlava degli sforzi enormi, dei risultati. Taranto è una città pulita e ordinata. Taranto è una città pulita e ordinata. Questo ha avuto il barbaro coraggio di dire il sindaco Melucci. Ma stiamo scherzando, tarantini? Questo lo dobbiamo cacciare politicamente. Cacciare, non c'è altra via.